benvenuti a Rumors d'Ambiente, alla ricerca della sostenibilità. Storie di donne e di uomini che con la loro vita e il loro lavoro rendono il mondo più sostenibile. Le vicende dei protagonisti del passato che hanno fatto la storia della sostenibilità e le interviste ai protagonisti di oggi. Rumors d'Ambiente è un progetto in collaborazione con Repower e io sono Maurizio Melis. Buon viaggio! È il 25 giugno 1894 quando una donna di 23 anni, Annie Kopchowski, chiude la porta della sua casa di Boston, saluta il marito incredulo e i tre figli e si allontana in bicicletta. Non parte per una scampagnata, per accompagnare un figlio a scuola o per andare al lavoro. In quel giorno d'estate Annie Kopchowski parte per fare il giro del mondo in bicicletta. Indossa una gonna lunga, unico indumento permesso alle donne dell'epoca, corsetto, camicia a collo alto e cappello di paglia. Porta con sé solo un cambio di biancheria e una pistola con l'impugnatura in madreperla. Alle 11 del mattino di quel 27 giugno Annie si presenta alla Massachusetts State House davanti a 500 curiosi e dichiara: «Devo completare il giro del mondo in 15 mesi partendo solo con i vestiti che indosso». In 15 mesi toccherà Stati Uniti, Europa, Russia, Asia, arrivando fino a Shanghai e poi a Nagasaki. Il viaggio di Annie Londonderry, nome che prenderà in seguito, fu un'impresa epica che fece la storia delle donne e della bicicletta come mezzo di liberazione femminile. Ancora oggi resta uno dei capitoli più entusiasmanti della storia del ciclismo e un simbolo di emancipazione più che mai attuale in questi anni. La bicicletta, infatti, dopo la pandemia e grazie al boom delle e-bike, sta vivendo una nuova vita, strumento versatile come pochi altri, capace di adattarsi ai tempi e anche di cambiarli. Lo fu anche nell'Ottocento, nella rigida società vittoriana che relegava le donne alle mura domestiche. La due ruote contribuì a rendere le donne più indipendenti, capaci di muoversi, lavorare fuori casa e fare una vita socialmente attiva senza dipendere da un uomo. E anche grazie alla bici i pantaloni divennero indumento di uso quotidiano anche per le donne, che prima erano obbligate a indossare vestiti ingombranti con cui era persino difficile camminare. A contribuire a questa nuova immagine della donna fu proprio Annie Londonderry, questa donna minuta, nata in Lettonia da genitori ebrei ed emigrata a 5 anni negli Stati Uniti con la famiglia. Madre di 3 figli, Annie lavorava come venditrice di spazi pubblicitari sui giornali locali. Tutto, racconta la leggenda, era partito da una semplice scommessa. Si dice che Annie avesse sentito 2 gentiluomini discutere in un pub a proposito del giro del mondo in bicicletta fatto da un uomo, Thomas Stevens, nel 1887. I 2 uomini commentavano in modo categorico: «Nessuna donna sarebbe in grado di compiere un'impresa simile contando solo su se stessa». Limiti fisici, psicologici, di organizzazione, insomma non c'è storia. Al punto che sono pronti a offrire $5,000 alla donna che dovesse riuscire nell'impresa. Non si sa se la storia della scommessa sia vera oppure no, quel che è certo è che l'inizio dell'impresa di Annie si inserisce nel dibattito sulla parità dei sessi. Secondo l'opinione maschile dominante, infatti, una donna non avrebbe mai potuto badare a se stessa da sola per tutto quel tempo. Annie però non ci sta, è convinta di potercela fare. Farà il giro del mondo da sola, portando con sé solo poche cose, tra cui una pistola, perché nell'Ottocento il giro del mondo non è certo un pranzo di gala. Tornerà a Boston in 15 mesi, non un giorno di più, pena la perdita della sfida e del denaro. Annie si allena, impara a pedalare con scioltezza. Un'azienda di acqua minerale, la Londonderry Spring Water Company, le offre $100 per portare un cartello con il logo sulla sua bicicletta e per farsi chiamare Annie Londonderry durante il viaggio.
Salutata da centinaia di persone, Annie scompare all'orizzonte in sella a una bicicletta Columbia da donna che le fornisce la Pope Manufacturing Company di Boston. Un modello pesante e difficile da maneggiare che la costringe a pedalare anche in discesa. La sua lunga gonna si incastra continuamente nei pedali. Quando arriva a Chicago il 24 settembre vorrebbe desistere. Sta arrivando l'inverno e dispera di potercela fare su strade impervie e sotto la neve, quando la Sterling Cycle Works, che produce biciclette a Chicago, si offre di sponsorizzare il viaggio e di sostituire la sua bicicletta con un modello leggero da uomo che la spinge ad abbandonare la gonna lunga per i pantaloni. Da qui Annie riparte e non si fermerà più. Si imbarca da New York per Le Havre, nel nord della Francia, dove la sua bicicletta viene sequestrata dagli ufficiali doganali. La stampa scrive articoli di fuoco su di lei, criticandola perché aveva lasciato i tre figli piccoli. Ancora una volta Annie non demorde e, riavuta la sua bici, ricomincia a pedalare. Se la stampa la critica, la gente invece la adora, al punto che anche i giornali ostili iniziano a intervistarla e lei sfrutta la sua popolarità per finanziare l'impresa. La sua capacità di autopromuoversi sarà decisiva. Tiene conferenze, dimostrazioni ciclistiche, vende foto autografate, vende spazi pubblicitari sulla sua bicicletta come nastri e cartelli che pubblicizzano prodotti di ogni genere, dagli pneumatici ai profumi. Riduce all'osso le spese. Se non riesce a trovare alloggi, di notte dorme in fattorie, fienili, persino in un cimitero. Si nutre del cibo offerto dai passanti o di frutta raccolta lungo la strada. Pedala da Parigi a Marsiglia, dove si imbarca per l'Asia. Visiterà Colombo, Singapore, Saigon, Hong Kong e Shanghai. Il 9 marzo 1895 Annie salpa da Yokohama in Giappone e raggiunge il Golden Gate di San Francisco il 23 marzo. Da qui pedala fino a Los Angeles e El Paso, in Texas, attraversando i deserti dell'Arizona e del New Mexico. Da ogni tappa manda lettere al giornale New York World, un diario di viaggio che i lettori seguono con partecipazione e interesse. Da El Paso viaggia verso nord, diretta a Denver, attraversa il Nebraska in treno per evitare il fango sulle strade. Nell'Iowa si rompe il polso dopo essersi scontrata contro alcuni maiali al pascolo ed è costretta a indossare un gesso per la restante parte del viaggio. Il 12 settembre 1895 Annie Londonderry arriva a Chicago, tappa finale 14 giorni prima di quanto era stato stabilito. Il giro del mondo è concluso, la scommessa è vinta. Anche se diversi tratti sono stati percorsi necessariamente in nave o in treno, Annie ha pedalato per quasi 16.000 chilometri. Il 24 settembre, quando apre le porte di casa a Boston, è ormai una celebrità. Il New York World definirà la sua impresa come il viaggio più straordinario mai intrapreso da una donna. Annie si trasferisce con la sua famiglia a New York per continuare la sua carriera da giornalista e raccontare la sua avventura. La infiocchetterà di particolari, alcuni reali, altri mai accaduti, da battute di caccia alle tigri a reclusioni in prigioni giapponesi, ma poco importa. Ormai Annie Londonderry è più della sua impresa, è diventata un simbolo. Sono gli anni dell'ideale New Woman, donna nuova, termine coniato per la prima volta dalla scrittrice femminista irlandese Sarah Grand per riferirsi alle donne del secolo nuovo che cercavano l'indipendenza attraverso l'emancipazione professionale, sessuale, ma anche la possibilità di fare attività che prima alle donne erano precluse. È il caso della bicicletta, di cui l'attivista Susan Anthony nel 1896 disse «ha fatto di più per l'emancipazione delle donne di qualunque altra cosa al mondo». Nel suo primo articolo per il New York World, Annie Londonderry scriverà «Sono una giornalista e una donna nuova, se questo termine significa che credo di poter fare tutto ciò che può fare qualsiasi uomo». Annie Londonderry muore nel 1947, quasi dimenticata, ma la sua impresa, raccontata nel 2007 da un suo pronipote in un libro, rimane un simbolo di coraggio ed emancipazione femminile ancora oggi. E anche la bicicletta è viva più che mai, capace di travalicare i secoli e diventata il mezzo simbolo di un nuovo modo di muoversi nell'era post-pandemia.
E che cosa dire delle e-bike che stanno ridisegnando i confini della bicicletta sia nella mobilità sostenibile che nel turismo? Ne parliamo nella prossima puntata di Rumors d'Ambiente con Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale di ciclismo e dirigente sportivo. Da Maurizio Melis e da Repower un saluto e alla prossima!